Ciao youtubers e benvenuti in questo video. Oggi parleremo di ChatGPT, la nuova tecnologia di intelligenza artificiale più potente sul mercato. Ma quindi cos'è ChatGPT? ChatGPT è un modello di linguaggio creato con l'intelligenza artificiale che riesce praticamente a simulare il linguaggio umano. Devo dire che ci riesce veramente molto bene. L'ho provato, vi farò vedere il video di come l'ho testato, ovviamente la roba in confronto a quello che può fare. E si basa su un database di miliardi di frasi che lui riesce a comporre, mettere su una frase di senso compiuto e poi soprattutto riesce ad apprendere da se stesso. Ragazzi, adesso vi lascio appunto al video che ho realizzato, qualche minuto diciamo di come ha reagito alla mia richiesta, e ci vediamo subito dopo per le conclusioni. Adesso di seguito vedrete come mi genera un testo per un eventuale video YouTube. Io gli ho chiesto di generarmi una biografia per il mio sito web e di trasformarla in un testo per un video. Lui mi ha risposto: certo, è un possibile testo da utilizzare con voce narrante. Dopodiché io gli ho chiesto: ascolta, ma quali sono i trend che adesso vanno su YouTube? E lui mi aveva risposto dicendo che va di voga, adesso in voga è l'intelligenza artificiale e il machine learning. Allora io ho chiesto: tenendo conto di ciò, mi puoi riscrivere il testo? E lui, eccolo qua, che mi risponde e dice: certo. E me lo scrive veramente bene, cioè lui tiene conto di quello che ha precedentemente scritto e lo riscrive aggiungendo in maniera veramente impeccabile la nuova richiesta. Io ho dovuto accorciarlo perché i tempi erano veramente lunghi. È tutto accelerato perché ovviamente più la domanda è complessa più ci mette a crearla. Ovviamente ho ringraziato e gli ho chiesto di aggiungere, giustamente anche mi ero dimenticato, la realtà virtuale, e lui riscrive il testo aggiungendo la realtà virtuale come materia, come argomento, sempre in maniera impeccabile, direi. In quest'altro caso invece chiedo a ChatGPT di farmi la recensione di un gioco appena uscito su Game Pass e di farmela con una determinata tecnica, con i punti di forza e i punti deboli. Come si vede, da pochi input che gli ho dato ha creato veramente una recensione ad hoc. Qui potete vedere nello specifico che cosa mi ha risposto. Qua di seguito invece gli ho chiesto se, analizzando il testo precedentemente da lui creato, mi crea una prefazione, e come si può vedere la crea anche questa veramente molto bene. In questo ultimo mio esempio
racconto a ChatGPT che l'anno scorso ho fatto un'esperienza di guida di carro armato e ho del materiale registrato con la GoPro e gli chiedo se è possibile e come posso realizzare un video per YouTube. Vedrete che cosa mi risponde. Tra parentesi, probabilmente lo realizzerò veramente questo video comunque. Qui vi faccio velocemente vedere che cosa io ho scritto. Nonostante il video sia accelerato al doppio della velocità, si può comunque vedere che la sua risposta è sempre molto lenta. Però l'importante è il risultato e, come vedrete, effettivamente ci ha colto nel segno. Come si può vedere, alla fine ha creato una guida punto per punto, ben scritta, ben chiara, su tutti i passaggi che ci sono da fare al fine di ottenere un video per poterlo pubblicare poi su YouTube. Bene ragazzi, e questa è solo la punta di un iceberg. Se ci pensate, questa roba potrebbe essere terrificante per chi si ricorda uno Skynet. Adesso da qui a Skynet ne passeranno di decenni e poi c'è già gente che si lamenta. Però noi penso che poi ora possiamo stare tranquilli. Quasi viene da pensare che il nuovo lavoro potrebbe essere non tanto scrivere, ma saper dire al IA che cosa scrivere, mi fa pensare. Potrebbe essere un'evoluzione del medesimo lavoro. Pensate che c'è persino chi gli ha chiesto di parlare con un poeta, uno scrittore morto, come se fosse lui a parlare, e si vede che nel video risponde effettivamente in una maniera particolare. Adesso io non conosco quel determinato scrittore, ma qualcuno conferma che insomma effettivamente parlava così. E però c'è gente che gli ha chiesto di generare intere tesi e addirittura rispondere dei quiz, oppure gli ha chiesto anche di generare contenuti per i social, per Instagram, per Facebook. Addirittura può prendere un testo, rielaborarlo a seconda di dove lo vuoi pubblicare, ma addirittura già formattato anche in tabelle, quindi basta solo fare copia e incolla e ti risparmia quello che sarebbe il lavoro di ore, te lo fa lui in pochi secondi. In tutti i miei anni veramente ci sono state poche cose che mi hanno emozionato, ma davvero, dico veramente, sono solo tre. Una, quando ho acceso internet insieme alla mia famiglia per la prima volta. Due, quando ho provato per la prima volta il visore della realtà virtuale. Adesso, tre, quando ho guidato un carro armato. E qua, quando ho scoperto questo ChatGPT. Ragazzi, aspetto i vostri commenti, voglio sapere che cosa avete digitato sul sito ChatGPT e che cosa vi ha risposto. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, accendete la campanella, così rimarrete aggiornati per i prossimi video. Ciao!